Allora, siamo col vice sindaco, una donna, quindi è una bella cosa. Qual è stata la tua esperienza in questa campagna elettorale? Un'esperienza bellissima, un'esperienza colma d'ansia, di paura, ma comunque piena e colma di gioia. Il contatto con la gente è proprio stato bello, conoscere le proprie problematiche, conoscere il proprio paese, perché io vivo il mio paese e mi sono messa in gioco, ne voglio trarre il meglio di questa mia esperienza e voglio ricostruire le sorti del mio paese. Il vostro è un gruppo giovane? Il nostro è un gruppo giovane, è un gruppo compatto, ho la voglia di fare, ma soprattutto abbiamo la passione per il nostro paese, amiamo il nostro paese e quindi ne vogliamo un miglioramento, perché effettivamente Tufino in questo momento è un paese degradato. Qual è il suo obiettivo che vuole raggiungere per il paese? Non è un unico obiettivo, sono tanti obiettivi da raggiungere. Il primo obiettivo è la riqualificazione scolastica, il secondo obiettivo sono la viabilità, il terzo obiettivo è i parchi per i bambini, cose, strutture per i bambini che non abbiamo, e le madri sono costrette comunque a portare i propri figli in altre zone. Questo per noi non è bello. Il paese deve ricrescere e quindi i bambini sono il nostro futuro e la nuova generazione va coltivata. Lei, che è una donna, ha pensato anche a fare qualcosa per le donne di Tufino? In questo momento si pensa al bene collettivo di Tufino, quindi alle famiglie, e le famiglie sono costituite da uomo, donne e bambini, quindi per noi la prima cosa da fare è la famiglia, cioè riqualificare la propria vita, la qualità della vita. Ok, grazie e bocca al lupo.